Ciao ragazzi e ragazze, io questa sera mi stavo divertendo a vedere una bella partita, perché prima della prima, scusate l'antifona, porcata di Shakir, io ho visto da obiettivo gente, da gran appassionato di calcio, un grandissimo Milan. Un grandissimo Leao che ha fatto un gol meraviglioso, un grandissimo Brian Diaz, un grande Milan. Poi ci ha pensato, scusate, una sottospecie di arbitro arrogante e presuntuoso turco a rovinare tutto, gente. A rovinare tutto. Sono calmo, abbastanza calmo, perché non sono un tifoso rossonero. Perché altrimenti qua c'è da buttare giù tutto. Tu, mio caro Shakir, come cazzo ti chiami? Ma come fai a buttare fuori? Mi sto riferendo alla prima porcata, gente. Un calciatore per un pestone. Ma come fai? Come fai? Piuttosto lo prendi da parte, se hai un minimo di buonsenso, alla prossima ti butto fuori. Questa te la tollero. Questo dovevi fare, questo. Questa è presunzione e arroganza. L'Atletico non aveva fatto nulla, nulla, fino a quel momento. Milan, che nonostante l'inferiorità numerica, ha retto per tutto il primo tempo, sfiorando anche il 2-0 perché la traversa di Leao su una rovesciata meravigliosa, alla fine non era fuori gioco. Mi riferisco alla traversa presa. Poi, ovvio, nel secondo tempo, gente, nel secondo tempo il Milan si è arretrato, anche perché giocare in inferiorità numerica a questi livelli, gente, contro comunque una grande squadra come l'Atletico Madrid, è pesante per tutti. Ah, grandissimo Tonali, eh. Questo è riferito a tutti quelli che mi venivano addosso dicendo che Tonali, secondo il mio punto di vista, diventerà un gran calciatore. I fatti, quando vi dico io che con i giovani! E su questo Pioli sta facendo un grandissimo lavoro. Bisogna avere pazienza e dargli fiducia. Che cazzo di stagione sta facendo Tonali? Quando ve lo riceve il sottoscritto? Che questo qua diventerà un gran centrocampista. Ma a 21 anni, ragazzi, 21 anni. Ennesima dimostrazione che con i giovani bisogna avere fiducia. Poi assedio atletico, gente, perché era inevitabile qualsiasi squadra avrebbe sofferto. Poi la porcata delle porcate, veramente uno schifo immane, il rigore dato al 96esimo 97esimo all'Atletico per un presunto fallo di mano a un millimetro, ragazzi, a un millimetro, che forse addirittura l'ha toccata prima il calciatore dell'Atletico. Veramente una cosa vergognosa. È inammissibile a certi livelli rovinare le partite in questo modo. Complimenti, Shakir dei miei coglioni, complimenti. Praticamente con questa sconfitta il Milan è stato praticamente estromesso dalla Champions con questa porcata. Milan che secondo me avrebbe vinto sicuramente questa cazzo di partita senza ste porcate. Veramente uno schifo, uno schifo. Uno schifo immane, non si possono vedere a sti livelli certe porcate, veramente. Ennesima dimostrazione quanto le squadre italiane siano penalizzate a questi livelli, perché non è la prima volta che succedono queste schifezze. Juve, Milan, Inter, tutte, Fiorentina, se vi ricordate col gol di Klose del Bayern Monaco, 2 metri fuori gioco, gente, 2 metri. Fate veramente schifo. Siete la rovina del. Avete distrutto una partita. Avete distrutto una squadra e una partita.
like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, delle notifiche su tutte. E fino all'iscrizione, forza Juve, ci vediamo in live. Ah, a proposito, domani sera Juventus Chelsea. Ci vediamo in live domani sera.